sono partiti i lavori a Metauriglia, lavori attesissimi dalla città, dai tantissimi operatori. Le chiatte sono arrivate, ne arriveranno diverse i prossimi giorni per poter iniziare appunto a creare le basi per le nuove scogliere che dal fiume Metauro verso sud andranno a coprire circa 1 km/300 m di spiaggia, a protezione anche dell'infrastruttura ferroviaria, per cui il finanziamento è stato concesso alla Comune di Fano sia dalla Regione Marche per la difesa della costa, sia da RFI che contribuisce con 2.100.000 euro circa per poter realizzare quest'opera. Le attività che i motopontoni e le chiatte che portano i nuovi scogli dalla Croazia stanno facendo, appunto, creare un po' più a largo rispetto alle scogliere che in parte esistono, delle nuove barriere che sono di lunghezza variabile attorno ai 200 metri con dei varchi molto ampi, e che andranno appunto a utilizzare nuovi scogli che arrivano dalla Croazia, sono circa 100.000 tonnellate, e anche gli scogli che sono già presenti in zona e che sono stati utilizzati in passato ma che non hanno funzionato. Se ci concederanno di lavorare d'estate riusciremo a finire in 10-12 mesi. Siamo molto contenti di questa attività, di quest'opera, come ho già detto molto attesa, ma che libera e che lascia la possibilità di uno sviluppo turistico ancora più intenso in una zona, Metauriglia, su cui noi abbiamo puntato con diverse opere, operazioni come il proseguo che faremo della pista ciclabile che sale su da Marotta e che deve arrivare fino a Fano, come ad esempio abbiamo già in mente di spostare la statale 16 e arretrarla più vicino all'autostrada. Quindi per Metauriglia credo che questa sia una risposta molto concreta che finalmente arriva e siamo di questo molto contenti.